Serafino Mammoli, vuole prendere in moglie la qui presente Emanuela Braconi? Sì. Lei, Emanuela Braconi, vuole prendere in marito il qui presente Serafino Mammoli? Hanno detto sì all'interno dell'hospice di Arezzo, dove il neosposo affetto da una malattia e stato avanzato aveva espresso il suo desiderio più grande, poter sposare la sua compagna. Perché lei è l'amore. Vivere accanto a una persona a cui tieni, a cui ami, a cui daresti la vita è quello di più bello che ti può capitare, nonostante la situazione. È la storia di Serafino, 66 anni, autista prima della pensione, e di Emanuela, 64enne, entrambi volontari della Misericordia. È il secondo motivo che mi ha cambiato vita, che mi ha dato veramente la forza anche di poi combattere questa malattia. Per realizzare il suo sogno si è creata un'autentica staffetta del cuore tra istituzioni, azienda sanitaria, comuni di Arezzo e Monte San Savino, sino al Tribunale di Arezzo, che con la massima urgenza ha risolto delle beghe giuridiche. Giorno e notte non mi sono fermata un attimo, non ho mai perso la speranza di poter raggiungere l'obiettivo, di far aiutare loro a raggiungere l'obiettivo. A celebrare il matrimonio un consigliere comunale, Simon Pietro Palazzo, che aveva conosciuto Serafino circa un anno fa al tempo di una spedizione partita da Arezzo per l'Ucraina. Ogni volta che avevamo bisogno lui c'era sempre, a qualsiasi ora del giorno e della notte non si è mai rifiutato. Alla fine i due sposi sono riusciti a scambiarsi gli anelli e dopo le risposte di rito sono stati dichiarati marito e moglie. In nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio. A suggello della cerimonia il sonetto 116 di Shakespeare, dedicato all'amore. Non sia mai chi opponga impedimenti all'unione di anime fedeli. Il mio sogno era questo.